Undicesimo capitolo, ragazzi, muoversi e muoversi davvero, perché qua iniziamo proprio nel bel mezzo di un battaglione, oserei dire infernale. Però abbiamo sicuramente, confido in Chloe e Erena che ci aprano la strada, perché lo so, però zio, grandissimo. Munizioni, 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 vi prego, munizioni. C'ho 7 colpi, cosa vogliamo fare? Eccolo. Ho 2 colpi. Eccolo. Che vogliamo fare? Che c'ho 2 colpi. Ok, forse questo può essere una cosa utile. Riesumatemi, per favore, riesumatemi, riesumatemi. Ok, su non ci si può andare, quindi credo che l'unica soluzione sia andare dentro. E penso di aver anche sprecato abbastanza tempo a combatterla fuori. Però non c'ho più munizioni. Barra alla porta. Però una mano l'ho data. Ok, grazie. Grazie. Dai! Nate, non ce la facciamo. Vai! Ok. Bene, grazie. Brutto bastardo, coglione infame. Lurido. Ma tra un po' lurido ci sono anche io. Che è un'altra specie di razzo, ma in questo? Fammi riparare un secondo, vai. Puoi fare. Andrà tutto bene. Vedrai che ce la farai. Cerca di resistere. Ecco, ci mancava la torretta. Ma di qua dove? Di qua? Ok. Forse non ci può prendere. Ok, 75 colpi è buono. Razzoman. Vieni qua, Razzoman. Tanto ci siamo esperti. Anzi, non è proprio Razzoman, è Bazookaman questo, che è ancora peggio. Lo stronzo con la torretta come a The Last of Us, eh? No, esci subito! Ah, ai. Ok, qua non ci possono prendere. Almeno con la torretta invece sì. Via dentro! Oh! Su per le scale. Dai, 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 che ce la fai, Nate, su. Anzi, non è Nate più che altro, è quell'altro. Tutta questa fatica, neanche ci conoscessimo dall'asilo, eh? Vero? Oh, merda. Tranquilla, ce la facciamo. Ma lui no. Non vorrei. Non abbiamo scelta. Non posso. Nate. Forza, Jeff. Ok, ci hai provato, ma è inutile. Non può proseguire. Non possiamo lasciarlo. No. È praticamente già morto. Ma come è morto? Anche noi se non andiamo. Allora vai. Già, nessuno ti trattiene. Adesso litigano. Sono entrati qui. Ok, avevo lasciato morire. Devi salvarti la pelle, idiota. Passo! No. Sono di qua. Che succede? Harry Flynn. Mi dispiace. Gettate le armi. Non scherzo.
Portatela fuori, è ferita. Portatela al treno. Ok, ancora Chloe che copre. Incredibile. Ma non ci cascano. Non sai proprio cavartela da solo, eh? Beh, allora siamo in due. Non direi. Aia. Donna, Scarface. Così, questo piccoletto è Drake. No, sei te che sei una montagna, è diverso. Aia. Forse l'unica cosa che non doveva prendere l'ha presa. Lo hai trasportato dal tempio fino a qui. Peccato. No. Ora, dimmi, cosa hai trovato nel tempio? Niente. La risposta che stai cercando. Ok? So dov'è la pietra, ma non la troverai senza di me. Perciò, se vuoi che ti ci porti, dovrai lasciarla andare. La mia ombra. Tu sei la giornalista che mi ha tallonato dall'inizio. Fossi in te, pregherei che non stia bleffando. Perquisiscilo. Andiamo. Questo è geniale, amico. Ecco. La mappa. Sembra che tu non abbia più merce di scambio, Mr. Drake. Eccolo, lasciatelo andare, no? Tanto, tanto lui là ci va lo stesso. Non vi preoccupate, lui là ci va lo stesso. Pensa a loro. Nessun problema. Anche senza la mappa, lui là ci va lo stesso. Non puoi lavorare per quel mostro. Meglio che averlo come nemico. E così è finita, eh? Ora ci ammazzerai a sangue freddo. Sembra proprio di sì. In piedi. Ho detto in piedi. Oh. Grandissimi. Potevi ammazzarlo però. Questo è culo. Vai, vai, figlio di puttana. Non andrai lontano. Ok, sempre il capitolo 11. La mia preoccupazione è quella. E via, scappa. E Nate, Natalino, forza. Perché è sempre lento a scappare sto ragazzo? Non fermarti. Via. Ok, una visuale normale. Via. Di qua. Ok, visuale da PSP questa. Ok, aspetta, forse il tubo blu. Su, di qua. Salta. Elena, coraggio, salta. Vieni, vieni, prima che mi ammazzino, forza. Presa. Dai. Darsela a gambe. Non so come non l'abbiano preso, però vabbè. Di qua. A terra. Adesso verranno raggiunti sicuramente. Sì, ma è stata meglio. E tu? Niente di rotto. Ok. Sta musichina, questi sguardi. Sono belli però, perché comunque, diciamo, abbassano un po' la soglia dell'adrenalina. Io li condivido in pieno, assolutamente. Il resto. Beh, li conoscevamo i rischi. Ok, allora. Cosa facciamo adesso? Vado a cercarla. Ma certo, è ovvio. Va a cercarla. Flynn diceva qualcosa di un treno. Forse l'hanno portata allo snodo ferroviario, qui. Dovrebbe essere là. Dopo la torre idrica. Nate. Sembrava ci fosse scritto yoga e zitti. Lo giuro. Stava anche per premere il grilletto. Ma hanno fatto prima loro. È complicato. Sì, certo. Flynn sapeva che lei era con me. Se la Zarevich scopre che faceva il doppio gioco, sai cosa le farà? Sì, ho visto i suoi lavoretti. Allora sai anche che non ho molta scelta. L'onore dei ladri, eh? Eh sì, l'onore dei ladri. Qualcosa del genere. Spero che tu sappia quello. Che poi doveva chiamarsi così il gioco, l'onore dei ladri, non il covo. L'ho letto da qualche parte, Certe cose non cambiano proprio mai. Ok.
Andiamo. Cosa? Oh, no, 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 tu non verrai con me. Nate, sta zitto, ok? Un treno ci aspetta. Un treno ci aspetta. Capitolo 12. Un treno da prendere. Dietro di te, adesso, un attimo di relax, per favore, eh?